Risorgimento è il periodo della storia italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno d'Italia avvenne il 17 marzo 1861. Il Risorgimento continuò con l'incorporazione del Veneto nel 1866 e si ritiene tradizionalmente concluso con la proclamazione ufficiale di Roma capitale d'Italia il 3 febbraio 1871. Rimasero fuori dal Regno d'Italia Trento e Trieste, che furono comunque incorporate solo al termine della Prima Guerra Mondiale. Conoscere il Risorgimento attraverso le idee di chi l'ha fatto, attraverso le parole che hanno costituito l'ossatura del vocabolario politico risorgimentale, raccontare una storia della mentalità patriottica che ha reso possibile quella stagione, vede protagoniste anche la Toscana e in particolare Viareggio. La storia parla del Risorgimento e il Risorgimento italiano è ricco, ricchissimo di storia, come lo è quello legato alla nostra terra di Viareggio e della Versilia. Sì, proprio così. Può sembrare strano, ma le tracce del Risorgimento a Viareggio le troviamo in tantissime vie della nostra città, disposte, diciamo, sia nel centro sia nelle periferie, e questo è un fatto che ci consente di spiegare anche la presenza a Viareggio di alcune località o di alcuni nomi che non avrebbero modo di altrimenti di avere una sua spiegazione. Voglio cominciare questa breve disamina dalla via più lunga di Viareggio, che è la via Antonio Fratti. Molti forse non sanno bene chi era Antonio Fratti e perché la via Fratti è così importante nella nostra città. La figura di Antonio Fratti consente anche di ricollegarci, di spiegare la presenza di altri nomi di personaggi o luoghi di risorgimento a Viareggio. Via Antonio Fratti, innanzitutto perché Antonio Fratti era nato a Forlì nel 1845, era un fervente mazziniano che aveva partecipato alla terza guerra di indipendenza con Garibaldi, era a Bezzecca. E lì, una prima annotazione, anche a Viareggio c'è una via Bezzecca che ricorda quell'episodio vittorioso, l'unico dell'Italia per la terza guerra di indipendenza, perché oltre a Fratti c'erano presenti anche i soliti viareggini, fra cui per esempio Evaristo Morandi, lo zio di Guglielmo Morandi, di cui parlerò più tardi. Molti viareggini erano con Garibaldi a Bezzecca, quindi giustamente al campo dell'aviazione c'è via Bezzecca. Fratti fu anche con Garibaldi, anzi più precisamente con Ricciotti Garibaldi, nel 1871 a Digione, dove anche qui i garibaldini volontari italiani ottennero l'unica vittoria nella guerra franco-prussiana. A questo proposito c'è un episodio molto curioso e divertente, perché Ricciotti Garibaldi, che era al comando della cavalleria dei volontari italiani, e ottenne una vittoria sul reggimento di élite dei prussiani, che era il 61esimo reggimento lancieri di Pomerania, e prese la bandiera di combattimento. Quindi, quando la Prussia dettò le condizioni di pace alla Francia umiliata e battuta, chiese la restituzione della bandiera del 61esimo lancieri di Pomerania, e che i francesi non avevano, e Ricciotti Garibaldi disse che se la rivolevano dovevano riottenerla sul campo, e quindi non gliela dette, e fu una risposta che, diciamo così, entusiasmò i francesi, tant'è vero che ci fu un vasto
movimento d'opinione pubblica francese che voleva candidare Ricciotti Garibaldi alla presidenza della Repubblica francese, proprio a dimostrazione dell'importanza di questa vittoria. Quindi anche di via Digione c'è una via, quella vicino a via Zara, che delimita la cosiddetta Pinetina, che ricorda la partecipazione sempre di volontari via Regini anche a Digione. Quindi sono tutte persone che magari non sono famose nel nome, ma dimostrano l'attaccamento dei viareggini soprattutto diciamo all'epopea regata a Garibaldi, che qui era molto popolare. Ricordiamo la targa che c'è, per esempio, che ricorda l'altro figlio in via Matteotti, la targa che ricorda l'altro figlio di Garibaldi, Menotti Garibaldi, no? Erano sempre qui a Viareggio, proprio perché a Viareggio c'era un nucleo repubblicano e garibaldino di cui faceva parte il mio bisnonno Guglielmo Morandi, che aveva aperto un circolo Oberdan in via del Giardino, cioè via quello che sarebbe stato via Fratti, e proprio lì ospitava, in quel palazzo dove ora c'è Lombardi per intenderci, e ospitava Fratti quando veniva qua, perché Fratti fece una serie di conferenze a Viareggio proprio sul movimento repubblicano e la condizione operaia. Così quando nel 1897, a soli 3 anni dall'inaugurazione a Viareggio del monumento a Shelley, la Grecia chiese aiuto anche all'Italia per la guerra contro i turchi, partirono naturalmente i volontari garibaldini, fra cui mio bisnonno Guglielmo Morandi e il suo amico fraterno Antonio Fratti. Quindi sappiamo purtroppo che Fratti cadde il 17 maggio del 1897 a Domokos, questa battaglia che fu l'unica, tanto per cambiare, dove si fecero valere i garibaldini. Ed essendo questa morte di una persona che era già un po' avanti negli anni, perché all'epoca aveva 52 anni, non era un'età per combattere, rimase scolpita nel cuore non solo dei greci, che infatti hanno tributato a Fratti molto riconoscimento, ma anche degli italiani e dei viareggini in particolare, che intitolarono il circo Obedan a Fratti, e poi nel 1900 la via prese il nome di Antonio Fratti. Quindi la via del fiore? Via del Giardino o della passeggiata. E quindi è per un caso rimasta la strada più lunga di Viareggio, ma a Viareggio, come ho già detto, ci sono tantissime altre vie che ricordano la presenza di viareggini nelle guerre di indipendenza, soprattutto la via San Martino, che ricorda la battaglia del 24 giugno del 1859, quando le truppe italiane, le truppe piemontesi, piene di volontari naturalmente, anche qui viareggini, sconfissero gli austriaci. Quindi la via San Martino ricorda, come altre vie che ricordano altri viareggini protagonisti, penso soprattutto a quelli che sono più conosciuti, Motto e Palmerini, la via De Mille in Darsena, che ricordano appunto la partecipazione dei viareggini alla preparazione della spedizione dei Mille. Non è un caso che, se andiamo a studiare, emerge per esempio la figura che finora è stata quasi dimenticata, di Eugenio Belluomini, che era un viareggino che nel 1843
con la tartana, con la goletta Italia raggiunse Montevideo proprio e prese contatti con Garibaldi. Quindi quello che poteva sembrare un caso che fosse andato in Uruguay, in realtà, se studiamo bene, non è un caso per niente, perché Eugenio Bellomini fu da tramite fra Garibaldi e gli inviati del governo pontificio, quando si parlava che la causa della libertà italiana fosse comandata da Pio IX. E così, fra altre cose, un fatto poco noto però significativo, che il primo ritratto conosciuto di Garibaldi se lo fece fare questo Eugenio Bellomini, Viareggino, e questo ritratto è ora al Museo del Risorgimento di Genova. Quindi un ritratto fatto in Uruguay di Garibaldi che Eugenio Bellomini, della famiglia Bellomini Viareggina, si è portato con sé fino all'ultimo. Voglio ricordare proprio anche una delle vie più piccole, che è la via Clemente Loreta. La via Clemente Loreta, che è al campo di aviazione vicino a via La Marmora. Clemente Loreta era uno di quegli esponenti romagnoli che venne a Viareggio proprio per godere della protezione durante il Ducato di Lucca, e fu deputato e volontario nella prima guerra d'indipendenza.